Dopo quattro partite il Novara FC torna al successo battendo 2-0 il Sestri Levante al Piola e, visto il pareggio della Sanremese a Lavagna, allunga 6 punti il vantaggio sui Liguri. Gli azzurri, privi di mister Marchionne e di tutto lo staff tecnico perché positivi al Covid, vedono sedersi in panchina Massimo Venturini, il quale si può subito rasserenare perché i suoi ragazzi, dopo una manciata di secondi, vedono Vutai in condizione di battere a rete a seguito di uno scambio da corner a Ribitentoni, con il portiere Salvalaggio che rimedia deviando con un piede. Passano 2 minuti e il numero 1 ospite deve andare a sbanacciare sotto l'incrocio un tiro cross mancino di Pablo Gonzalez. Il Novara preme per una ventina di minuti, poi Sestri esce dal guscio con Gonella, che approfitta di una distrazione difensiva e centra per Mesina, il cui aggancio pregevole gli consente di battere verso la porta trovando il corpo di Buonaccorsi. La parabola successiva dalla bandierina vede lo stesso Mesina tentare un colpo di tacco con la palla che scavalca la traversa. Con i Liguri un pochettino più alti, il Novara colpisce al 24esimo. Tentoni ha spazio per il break centrale e per servire Vutai in area. Il bomber rientra e calcia, Salvalaggio ribatte corto verso Gonzalez, che insacca da 2 passi. Non è una giornata felicissima per il cannoniere del campionato, che al 37esimo riceve indietro il favore dal suo capitano, che lo mette davanti alla porta. Ma il suo destro, un po' masticato da ottima posizione, è ribattuto ancora coi piedi da Salvalaggio. Poi, proprio allo scadere, fa tutto bene sulla fuga e sull'assist di Di Masi, toccando in anticipo in spaccata, senza trovare la porta. In apertura di ripresa un bel cross di Gualtieri pesca a centro area Mesina, ma questa volta il centravanti sestrese controlla male, vanificando l'opportunità. È comunque sempre il Novara a fare per la partita, con Tentoni e Laribi a gestire sagacemente tempi e distanze. Intorno al 10° Sestrese, che per almeno 2 minuti non riesce a uscire dall'area, e gli azzurri costruiscono diverse occasioni potenziali. Prima del raddoppio che di fatto chiude la partita, un tiro dalla distanza di Pane termina non molto lontano dalla porta difesa dall'inoperoso Raspa. 2-0 frutto di un'azione alla mano che coinvolge Laribi, Gonzalez, Di Masi e poi Capano, il quale dal limite con la porta spalancata indirizza un bel interno destro sul quale Salvalaggio non è perfetto. Così già al 25esimo sul raddoppio azzurro si può praticamente calare il sipario. Nei 20 minuti che restano c'è spazio per alcune ripartenze non sfruttate dai padroni di casa. La più ghiotta arriva proprio allo scadere e vede Vutai calarsi nell'insolita veste di assist man, ruolo del quale si pente subito, vedendo il sinistro sballato con il quale Tentoni spreca sul fondo.